especially for you, meine Damen und Herren, heute an Inclusive, Messieurs Dames, e mantenò por voi, signore e signore, questa sera con voi, lo show di Pepo Care, il Papa Gran Show, lo spettacolo de loro, un show, il Parrot Show. Just right there. Lo so. Dello spettacolo, lei sa. No, sta al video. Al video. Se vuoi, puoi portarti una cosa indietro. Il mio nome è Isaac Parrot e sono qui a Menorca dopo aver trascorso una lunga temporada ricorrendo il mondo, perché questo sì, sono i nuovi tirati, i nuovi della nuova generazione. Già non attacchiamo altre barche, già non comiamo droni, già beviamo acqua dalle nostre cascate, viaggiamo nei posti più remoti del mondo con un segno di pace e per regalare un sorriso a un mondo più bello. Per questo alleniamo i nostri pappagalli per poi venire qui di regalare un sorriso. Per questo voglio cominciare a presentare la nostra tribolazione. Signore e signori, eccoli qua, i nostri pappagalli alla Lana, Blue Cacao. Signore e signori, questo è un'ala blu e oro, è di 20 anni, è il più bravo, è la leggenda dell'isola. Signore e signori, porta un big applauso a Master Hanano. Tutti i pappagalli sono originari del Sud America, dal Messico alla Patagonia. E ora è arrivato il momento, signore e signori, di presentare ad André. E ora, il più giovane dei nostri amici, questo è di 3 anni, come potete vedere, anche lui è un ara arlecchino, il mezzo pappagallo e il pappagallo verde. È più giovane a 5 anni, anche lui dalla Amazzonia, signore e signore, con un mega applauso a Fuego! Grande Fuego! E ora, dopo i nostri caraguacamaggi, i nostri macao, è il momento di presentare la niña, la piccola Santa Maria. Come potete ben vedere, questo è un altro tipo di pappagallo, è un amazzonico, fa un anno, e ora inizi la niña, signore e signore, con un mega applauso a Kiki! Signore e signore, un momento speciale, la canzone della nostra tribolazione. E ho qui l'onore di presentare l'ultimo pirata vikingo del pianeta Terra, direttamente dalla città di Capo Nord, signore e signore, il pirata vikingo Einstein. E voilà, Einstein, qui con noi, pronti, 3, 2, 1, go! Das Mure, der Leila Sauing, und sein Tat, das Mutterschütze Bock. Dann war ein Schaff, der Leila Sauing, der Dorf, mit dem Namen des Ritter Hörs, also den Dorf, der Dorf, das Mure, der Sauing, der Blum, die 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 alcune noccioline, incominciamo con il nostro show. Saliamo sul barco, alziamo la bandiera, forza André, vamos! Sì, maestro! Vamo André, va! 3, 2, 1, favorito, arriva in bagna! Ecco André. Ma guarda che bravo, è stato
aplauso a Andrés. Tan solo partido de España. Ok, ahora, signore e signori, abbiamo ordenato i nostri papagalli a fare tanti numeri e ora vi insegniamo come fanno a giocare a basket. Abbiamo basket. Il nostro canestro per papagalli. Professionista di basket, sono proprio curioso di vedere come farà, eh? Mi dire che fa canestro d'amore, fa canestro davvero. Vai con le manine per Fandango e vai, bravo Fandango, è andato a schiacciare Fandango. Fandango, un applauso a Fandango, se lo merita questo piccolo pappagallo, piccolo, è grandissimo, è un cestista nato, guardalo, ecco il verso canestro, immarcabile, e la mette dentro, altri due punti per Fandango, un applauso per Fandango, bravo! Fotografica, perché uno dei numeri più belli sarà presentato ora, sì, perché i nostri pappagalli possono andare in bicicletta. No, pure in bicicletta i pappagalli. La voglio anch'io. Chi è il nostro contador? Contador, il nostro contador. Fuego, ecco Fuego. Allora Andrea, Fuego dall'altra parte. Questo è Andrea. Eccolo! Un applauso! Andrea! Mamma mia! Bravo, guarda Andrea come pedala, hai visto? Ammazza, guarda come va Andrea! Afforato proprio! Che forte! Un applauso Andrea! Bravo Andrea! Che bravo Andrea, pure in bicicletta va! E ora dopo la bicicletta, signore e signori, col tempo della crisi e con la situazione come sta in questi tempi, abbiamo insegnato i nostri papagalli a risparmiare. Sì, a risparmiare. Bimbo una bimba. Gabriele. Un applauso a Gabriele. Un applauso a Noemi. E a Noemi, eccoli. Ok, Gabriele, Noemi, numero difficile, abbiamo bisogno di tanta concentrazione. Ok, fuego. Sei pronto, Gabriele e Noemi. Ok, Noemi, vieni qua. Ha visto il braccialetto che via. Vuole l'all-inclusive, Fuego è furbo. Ha visto l'all-inclusive, con questo risparmio un sacco di soldi, altro che un euro. Un euro mi fa schifo, ce ne voglio cinque, ci vuole la carta. Mi stacca un dito che vale di più, brava come. Da restituire ai proprietari, un dito vale di più dell'euro. Con Fuego, facciamo un applauso a Fuego, invitiamo Fuego. Fuego che ha detto che non vuole più risparmiare, oppure Fuego gli piacciono le fanciulle.
Non so chi ha più paura, se Noemi o Fuego. Da, 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 via, da. Ecco. Un applauso a Fuego. Un altro papa ha fatto le mani bucate. Il becco bucato. Non risparmio oggi, Fuego. Vuole spendere tutti i soldi, vuole un inclusive. Andare al ristorante direttamente. È arrivato il momento del numero più difficile. Abbiamo qui il nostro mago, la nostra settimana enigmistica. Chi la risolverà? Abbiamo qui due uno verde, uno blu, uno giallo e uno rosa. Chi soluzionerà il nostro mago? Sicuramente Master Fandango. Ok, Fandango, sei pronto? C'è un applauso di incoraggiamento a Fandango. Ah, no, non ci credo. Ci omette davvero. Un applauso a Fandango. Mamma mia. Pesto verde. Quello Fandango, se c'è voglia di mettere il pesto verde. Eccolo. E va dal verde davvero. Mamma mia, bravo Fandango. Pesto giallo. Vuole prima la nocciolina, mi sa. Che forte che è. Vai, bravo! Un applauso a Fandango! Ora, l'ultimo, il più difficile. Ok, Fandango, pronti? 3, 1, via! Vai col blu! Vai col blu, vai Fandango, vai! Un applauso a Fandango di incoraggiamento! Lui va ad applausi! Vai che ce la fa anche col blu, eccolo! Mamma mia, che spettacolo, incredibile! Eh? È vero, ce lo mette un applauso sui pappagallini? Anche il nostro Jack Sparrow? Ok, Fuego, vuoi il casco? Pronto? Ok, chiudo la luce della bicicletta. Ok, Fuego, siamo in te, eh? 3, 2, 1. Vai, Fuego. Fuego, oggi ci vuole di far cacchio, dai. Vai, vado applausi anche a Fuego. Facciamo un applauso anche a Fuego. Se c'è trombolino vuoi fare un po' la speaker. Dai, forza, tutti insieme con le mani e cantiamo Fuego, 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 Fuego. Vai Fuego, stiamo aspettando solo te. Oggi non ha voglia di far niente. Sente il caldo. Vai Fuego. Fuego. Seguimi. Eccola. Vai Fuego. Vai, 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 vai. Pronti per l'applauso, signori? Vai Fuego, applausone per lui, dai, facciamo finta che ci è arrivato. Oh, guarda quanti ce n'è, gli ha dato lo spinto finale. Bravissimo Fuego. Ok, Fuego, pronto? Libera! Ok, via! Sei vivo, vivo. E ora, libera e finito. Dopo il nostro super ad alta velocità,
cosa dei bambini non è il momento, però è il momento di fare qualche compito. Lo so che la scuola è lontana, però continuiamo a praticare, a contare, ok? Qui si sta cantando con la nostra campana da contare fino a 10.000, ok? Andiamo a comprovarlo. Ok, ora ho bisogno di un numero da 1 a 10. Un numero, non 35 okay. Numeri. Forza. Pronto? 7 volte fandango. 1, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fandango. Ok? Pronti? 7 volte fandango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravissimo fandango! Ce l'ha fatta! Sa pure contare fandango. Da 10 a 20. 11, ok. 11 volte fandango, ok? Vabbè, fandango. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 volte fandango. Vediamo se ce la fa fandango. 11 volte. Fandango. Nocciolina. 2. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11! Ce l'ho fatta! Bravissimo fandango! E ora, signore e signori, andiamo a moltiplicare due numeri. Ho bisogno di due numeri. Forza! 1! 1, un altro numero. 7 per 4, ha detto lui. Ok, quanto fa 7 per 4? 28! Ok, 28 volte, fandango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vediamo se fandango ce la farà. Pronto fandango? Vai. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. E bravissimo fandango, ce l'ha fatta! Complimentoni a questo pappagallo! Bravo! E ora ha fatto conto meglio di Mosè! Ha simpatico! E ora, signori e signori, i compiti sono finiti, torniamo a giocare, è arrivato il momento della nostra gara. La nostra gara, abbiamo qui due cestini con tre anelli cada uno, ok? So, al fuoco dovrà mettere gli anelli marroni dentro il cestino, trasparente, più veloce di fandango che avrà gli anelli bianchi. Il grande vincitore avrà un chilo di nocciolini. Ok, pronti? Fuoco! 1, 2, 3, via! Vamo fandango, Vediamo, vediamo. Fuego è il primo. Il primo lo sta mettendo. Fandango. Vai fandango! Vai, ci diamo! Fuego, dai che siete vicini ai cestini! Fuego l'ha introdotto dentro al cesto, 1-0 per Fuego. Fandango oggi è addormentato, è pigro. Fuego si sta prendendo il cerchiato indietro. Vai Fuego. Fandango e Fuego, cos'è che avete oggi? Ecco, Fandango si è svegliato tutto d'un tratto. Fuego guarda dall'altra parte e dice: vince pure. Vai Fuego. Fuego. Aiutiamoli, signori. Ciao. Non ci aiutano, ragazzi. Non riusciamo ad aiutarli. Fuego, Fandango. Hanno sbagliato il gioco. Preferiscono tenerli con loro. Fuego ne ha messi due, Fandango uno. Come
Vai Fandango, ecco la lanciolina per Fandango. Fuego o Fandango, Fuego o Fandango, vediamo chi vuole la nocciolina. Mi sa che Fandango più furbo. Guardalo, ha visto, è caduta la nocciolina. Lascia il cerchietto. Fandango cerca le noccioline per terra. Ma... vai, vai, no, le ha preso quello bianco il suo e vince lui Fuego. Povero Fandango. Fandango ci è rimasto male. Perché? Fandango. Arriveranno giorni migliori, dai Fandango. Signore e signori, andiamo a fare una attività principale qui in Spagna. È arrivato il momento di prendere la nostra fiesta, sì, perché anche i nostri pappagalli hanno bisogno di riposo, sanno come prendere il sole. Signore e signori, vanno a presentare la principessa Maria come la bravissima con la nostra Kitty. Andiamo, vediamo la nostra Kitty. Oh, vai Kitty, sentono il caldo i pappagalli. Ciao, 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 ciao. Vai Kitty, siamo tutti con te. Vai, oh. Kitty, vai, oh. Vai che ce l'hai quasi fatta, bravissima. Vediamo se riusciamo a farglielo fare un'altra volta. Ci proviamo. Kitty, siamo tutti con te, tutti con le mani, perché con lei funziona. Ciao, ciao. Vai Kitty, vai piccolina. Oh, vai, 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 vai. Bravissima Kitty. E il momento relax finisce qua. Vediamo il prossimo numero. Vediamo Fandango. Vai. Oh, che bravi, collaborano tutti con le mani, aiutiamoli. Gran fatica con questo caldo, ma Fandango e Fuego sempre complici. Giustamente vogliono una nocciolina. Che si trasportano tra di loro Fandango e Fuego, i nostri pappagalloni principali. Bravissimi, bravissimi, con l'ultimo numero ci hanno stupito ancora una volta i nostri pappagalli. E ora signore e signori, con questo numero il nostro show è